Ciao ragazzi, come state? Io sono Mario, il coach. Oggi ancora una volta voglio affrontare un video nato da una domanda. È sempre così alla fine, vero? L'idea nasce sempre da lì. È una domanda abbastanza comune. Mario, ma come mai non riesco a fare ancora trazioni dopo che mi sono allenato tanto tempo? Purtroppo ne arrivano parecchi con questa domanda, perché vuol dire che ancora la tua forza non è sufficiente. Quindi vediamo velocemente cose, come e quanto bisogna fare per migliorare questa forza, per tirarti su alla barra. Sei pronto? Via! Ragazzi, prima di andare avanti, quindi vediamo come si fa una trazione alla barra fatta bene. Occhio! Dai un'occhiata, braccia completamente distese, quindi si spinge, si chiama blocco scapolare, e da qui si tira su fino a superare almeno il mento, quindi sotto mento. Quindi di nuovo braccia distese e tira ancora, quindi questo si chiama una trazione full ROM, movimento completo. Evitate questi lavori che non servono a niente. Vuol dire che ancora non hai sufficientemente forza. Infatti succede sempre che non appena arriva qualche ragazzo qui in palestra, le trazioni le riesce a fare quasi da sospeso, ma questo è quasi normale che si riesce. Non appena si scende giù, allora qui cominciano a nascere i problemi, perché non solo manca forza, ma mancano proprio tutti gli altri supporti. Quindi vuol dire che devi migliorarla. Ragazzi, qualcuno vi ha mai parlato di numero di ripetizioni, di percentuali, di carichi, di recupero? Non lo so. Se conosci questo, vuol dire che allora stai facendo una buona programmazione di forza e di allenamento, ovviamente. Ma se qualcuno non te l'ha mai parlato, proverò a spiegarti bene cosa serve veramente per migliorare la tua forza, senza perdersi in chiacchiere. Proverò a essere breve. Allora, ovviamente i muscoli di tirata, quindi tutto quello che tira, in questo caso il dorsale con tutto il supporto muscolare, ma adesso ne parliamo tra poco, i supporti degli altri muscoli secondari, quindi primari e secondari, servono a raggiungere in questo caso il tuo obiettivo, quindi a tirare in questo caso una trazione almeno una. Quindi i muscoli della spalla, quindi il frontale, il medio e il posteriore, ovviamente il dorsale, le braccia, gli avambracci e la presa, e i muscoli della schiena, quindi tutti i muscoli paravertebrali. Sapevi che funziona così? Quindi devi allenare tutto, non solo il dorsale, per riuscire a tirarti su. Muscoli stabilizzatori, te ne ha mai parlato qualcuno? Cercare di agire senza traumatizzare, te ne ha mai parlato qualcuno? Dai un'occhiata a questi esercizi, che proverò a darti qualche altro poi consiglio su come migliorare veramente la tua forza. Quindi dai un'occhiata e ci vediamo tra poco alla spiegazione un po' più tecnica, ok? Dai un'occhiata a questi esercizi. Hai dato un'occhiata a questi esercizi con elastico? Non annoiarti, fidati che questi sono esercizi, ce ne sono tanti altri, queste sono le basi che ti aiuteranno veramente a migliorare la tua forza. Ma adesso andiamo veramente in qualcosa. Dici, sì Mario, tutto bello, tutto fantastico, ma ok, se sono d'accordo con te, la forza va migliorata poi effettivamente caricando, anche usando dei carichi aggiuntivi, ovviamente, e usando anche il numero di ripetizioni giuste e anche il numero di percentuali giuste. Allora, devi sapere che esiste un numero di ripetizioni studiato per le singole caratteristiche dell'allenamento.
una linea guida è: da 4 a 6 ripetizioni si allena la forza, da 8 a 10 ripetizioni si allena l'ipertrofia, quindi la massa muscolare, da 12 e superiori ripetizioni si lavora un po' sulla resistenza. Questa è una linea guida generica, ma tenete conto che appunto sulle linee guida generiche poi entra sempre in gioco il soggetto, che è individuale, chiaro, quindi poi gli va studiata. Maglia di massima, questi sono i numeri di ripetizioni. Lavorare sulle ripetizioni della forza, 4-6 ripetizioni, un'altra cosa che ti posso sottolineare ed evidenziare è che quando si lavora con numeri bassi di ripetizione entrano in gioco anche le articolazioni, non solo i muscoli, quindi va inserito per forza in una programmazione prevista, altrimenti rischi solo di infortunarti, perché non puoi sempre lavorare con un numero basso di ripetizioni, perché intervengono appunto troppo le articolazioni. Quindi inseriscila bene in una programmazione. Su questo, se vuoi qualche consiglio da parte mia, mi scrivi giù nei commenti. Visto come lavorare, qual è il numero di ripetizioni esatte, si potrebbe anche lavorare sulle percentuali. Le percentuali sono importanti, conoscere i massimali, ne ho parlato già in altri video, magari proverò a lasciarti giù, oppure ti vai a cercare qualche video sul lavoro dei massimali, perché conoscere i massimali è importante, quindi il proprio 1 RM ce l'hai presente, una ripetizione massimale in questo caso per i pull-ups, d'accordo? Quindi quanto carico. Da lì, avendo questo riferimento, si possono usare delle formule dirette o indirette per capire effettivamente qual è la tua percentuale precisa, e quindi anche qui cercare un dato più specifico su come andare a migliorare la forza. Ma questi sono ragionamenti molto tecnici, molto dettagliati, ma per chi ha più esigenze, vuole entrare più nel dettaglio, anche questo può servire, sei d'accordo? Quindi ragazzi, io spero che questo video ti sia stato utile per migliorare la tua forza del dorsale, ti auguro di fare tante trazioni. Se ti piace il coach, ti iscrivi al canale o al massimo mi lasci un mi piace, così aiuta a far crescere questo canale. Qualche dubbio, qualsiasi domanda, se vuoi allenarti con il coach anche online, mi scrivi giù nei commenti. Ti dico anche di seguire il mio profilo Instagram oppure Facebook se ti fa piacere, o anche il mio canale Telegram. Io ti dico di allenarti bene ancora una volta e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!